No, perché questo è abuso di potere, perché i nostri vescovi, eccetera, io ho domandato anche al sindaco, noi siamo qui 2, 4, 6, 8, 10, 13 persone, in un ambiente di 300 metri quadrati. Quindi non è scritto che non possiamo celebrare senza fedeli. La presenza di fedeli che sia naturalmente contenuta e non ci sia ressa, noi non abbiamo ressa. Tutti hanno la loro mascherina, io non tocco l'Eucaristia perché la metto con le pinze, quindi... Aspetto la risurrezione di morti, la vita e il mondo che verrà. Amen. Abbiamo parlato adesso del sindaco. Non ho capito? Abbiamo parlato adesso del sindaco. L'ho detto. Il sindaco non le ha detto così. Ha detto che se vuole fare la messa la fa con due, tre chierichetti che le danno una mano, la telecamera per riprendere, ma non i fedeli. Ok? Non prendiamo in giro, ma non prendete in giro noi, perché il rescritto non è così. Va bene, io pago la multa, se c'è da pagare. Voi se l'avete documento, tutti quanti, chi non ha il documento si deve venire lì e dire. Va bene, questo lasciate, andiamo, questo è un vero abuso di potere, veramente è inconcepibile. Comunque, lo dico chiaramente, lo dirò anche sulla stampa. Va bene, non ho timore. Va bene, stiamo qui, staranno qui solo i parenti per i quali ho celebrato la messa e chi ha ripreso. Va bene, andate. Poi vedremo. Ascoltaci, oh Signore. Sì, lascia stare. Risponderò dopo la messa. Adesso continuo la messa. Vai. Sì, basta. Stiamo celebrando, stiamo facendo una celebrazione, no? Non facciamo... questi sono burattinati. Vai. Pregate fratelli e sorelle. No, scusate, io sto celebrando la messa. Non rispondo, al sindaco rispondo dopo la messa. Ebbene, no, durante la messa io non voglio. Allora, dica che io adesso non sono disponibile perché sto celebrando. No. Scusate tanto. Pregate fratelli e sorelle. Per piacere, sì. Pregate fratelli e sorelle. Perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio. Ecco, prima di concludere questa celebrazione, mi dispiace per questo gesto increscioso. In una chiesa di 300 metri quadrati, con 30 banchi, c'erano in chiesa 14 persone, più l'organista. Se questo è un assembramento, ecco, ma soprattutto quello che veramente è grave, che la forza dell'ordine sia venuto, che il sindaco addirittura volesse interrompere per parlare con il sacerdote, questo sono veramente cose incresciose. Ecco, naturalmente io ne pagherò le conseguenze anche dal punto di vista civico, però bisogna dire che è ora che la smettano e con questo. Quindi la prudenza, io penso che ecco qui in questa chiesa c'erano tutte le norme di precauzione, ognuno era con la sua mascherina, vero? Ho detto 30 banchi con 14 persone, quindi ecco, va bene, comunque adesso continuiamo, concludiamo la Santa Messa. No, 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 no. Si invoca spesso la Costituzione per garantire il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica nelle loro funzioni. Per loro vale, allora vale per qualunque cittadino. L'articolo 19 parla chiaro e non pone limiti alla libertà religiosa e alla libertà di culto. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Chiarissimo, si parla di liberamente, si parla di forma individuale o associata, si parla di privato e di pubblico. Non ci sono indicazioni alternative, né limitazioni. Ebbene, per questo si guardino bene, carabinieri,
magistrati e chiunque altro abbia inteso in questo periodo interrompere funzioni religiose, con l'unica eccezione di una distanza inferiore a un metro, che è quella che risulta essere la sostanza delle indicazioni sanitarie imposte dai decreti del Presidente del Consiglio, ma prima a Cerveteri, poi in un'altra località vicino a Roma e adesso poco lontano da Soncino, la bellissima Soncino, dove è capitato quello che non avrei voluto leggere, lì vicino, il prete, un prete di cui sappiamo molte cose, possiamo trovarle descritte in modo preciso in un articolo sul Corriere, ha fatto semplicemente la domenica una messa. Ecco i fatti. A Gallignano, vicino a Soncino, domenica scorsa, Lino Viola stava celebrando la messa della domenica per, immagino come fosse la chiesa, certamente non piccola, certamente non una cappella, per una quindicina di fedeli, 15 fedeli che in nome dell'articolo 19 della Costituzione, caro maresciallo, hanno deciso di partecipare alla funzione lecita che nessuno può impedire a un sacerdote, che la messa la fa per sé e con Dio. La pronuncia e qualcuno può entrare in quella chiesa e se mantiene quella distanza nessuno gli può dire niente. Quando sono arrivati i carabinieri e lui, intelligentemente, Don Lino Viola, vadano lui tutti gli elogi, non ha interrotto la funzione. La messa è cominciata puntuale, come tutte le domeniche. Don Lino Viola ha celebrato nella sua chiesa, quella di San Pietro Apostolo a Gallignano, frazione di Soncino, in provincia di Cremona. Ad assistere alla messa c'erano una quindicina di fedeli. Troppi, troppi, chi lo dice troppi? Troppi perché? Per le misure restrittive di questo inutile governo, con decreti fasulli, che limitano la Costituzione in radice rispetto alle nostre libertà, ma questa soprattutto, che è tutto meno che minacciosa, è fiducia in Dio, è certezza che da Dio può arrivare conforto a chi soffre. Troppi per le misure restrittive che impediscono di svolgere funzioni pubbliche partecipate, tanto che in molti in questo periodo si sono organizzati. Appena il parroco ha cominciato a celebrare, in paese sono diffuse le voci e in chiesa sono arrivati due carabinieri. Uno di loro si è diretto verso l'altare tentando di interrompere la funzione. Don Lino però ha continuato. Scusate, io sto celebrando messa. È un suo diritto. Neanche durante il nazismo, neanche durante il fascismo qualcuno poteva osare interrompere una funzione. E infatti hanno avuto paura e forse hanno pensato che la Costituzione dà ragione a quel prete e ai suoi 15 fedeli. E c'è una registrazione di un video di Telefonini che è stata fatta per documentare tutto questo e lui ha continuato a dire: sto celebrando messa, rispondo dopo, ora non sono disponibile. La funzione, d'altra parte, era quasi alla fine. Adesso al celebrante e ai fedeli che sedevano ai banchi arriverà probabilmente una multa da pagare. No! 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 E farò io causa a quei carabinieri o a chiunque abbiano voluto procedere contro la Costituzione. Don Lino, Don Dino Viola, Don Lino, qui non si capisce bene, Don Lino Viola deve essere lodato, deve essere rispettato ed è stato un cittadino perfetto che ha nella libertà di culto e nelle funzioni religiose rispettato l'articolo 19 della Costituzione. Andate a chiedere perché Bonafede non rispetta i decreti che impongono di tenere le persone a un metro di distanza nelle carceri dove stanno persone innocenti e persone che sono in custodia cautelare senza processo. Andate da lui, cari carabinieri, andate da lui. Lì c'è il reato in flagranza, qui non c'è. L'articolo 19 della Costituzione dà tutte le garanzie alla libertà di culto. È ora di finirla. No, 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 no.